Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo brevemente, perché c'è molta informazione sul web, di un po' il re degli anabolizzanti, del trenbolone, un derivato dell'androlone. Appartiene alla famiglia di steroidi che comunque sono imparentati con il testosterone, con delle modifiche a livello di struttura che ne amplificano alcune caratteristiche. Abbiamo parlato anche sul mio sito in passato del Wistro, dello stanozololo, abbiamo parlato del trestolone, ormone molto interessante, il trenbolone rimane però un punto di riferimento. Nasce come farmaco essenzialmente dedicato alla veterinaria per aumentare la massa degli animali da macello. Si vide però che la carne di questi animali era troppo secca, nel senso vi era un aumento di volume, ma poi la carne per essere mangiata non era così appetibile per la mancanza di grasso, quindi questo costrinse gli allevatori a aggiungere estrogeni agli animali, quindi una doppia somministrazione di anabolizzanti e a scopo di aumento di massa e aumento di grasso. Questo però fu di chiaro interesse per il mondo sportivo, specialmente nel mondo del bodybuilding o del culturismo, dove chiaramente un aumento di massa magra con assenza di grasso è un po' l'obiettivo di tutti. Ecco quindi che iniziò a essere venduto, parliamo degli anni 80, nel boom del bodybuilding, e entrò poi nel 1997 in commercio dopo un ritiro nuovamente con il nome di Parabolan, fu poi nuovamente ritirato e introdotto esclusivamente nel mondo veterinario, dove però alcuni atleti con più attitudine alla chimica riuscivano ad estrapolare il farmaco dal pellet dedicato a questi animali. Cosa dire? È una molecola importante, ha un'azione 300 di rating androgeno anabolizzante, 300-300, 500-500 assolutamente, e quindi ancora di più, il che non vuol dire che è 5 volte più forte, però se io ho una molecola di testosterone e una molecola di trenbolone, probabilmente ho 5 volte più la possibilità che questa molecola di trenbolone agisca, lasciando chiaramente in circolo il testosterone libero, quindi anche con gli effetti collaterali. Questo è permesso dal legame 9-11 che ne permette una maggiore affinità per i recettori androgenici e nello stesso tempo ci dovrebbe assicurare una scarsa aromatizzazione, quindi una scarsa conversione in estrogeni. Motivo che stavamo dicendo all'inizio per il quale poi i veterinari dovettero aggiungere estrogeni agli animali da macello. Chiaramente ha un potere anabolico interessante, aumenta di molto la massa muscolare, dà quella sensazione di pelle attaccata al muscolo, quindi molto ambita da bodybuilder, un arrossamento forse legato alla vasodilatazione. Gli effetti collaterali essenzialmente a livello neurologico e cardiologico. È un farmaco neurotossico e l'abuso può portare a patologie neurologiche, quali al morbo di Parkinson, e può dare una cardiotossicità. Il ciclo di 4-6 settimane può chiaramente non creare problemi, anche se sempre sono molecole anaboliche che introduciamo in maniera anomala e forzata nel nostro organismo. L'abuso invece può portare sicuramente agli effetti collaterali. Perché l'abuso? Perché è una molecola che ci dà quella sensazione di forza, di energia, che permette ad alcune persone che si allenano ma hanno poi una vita impegnativa, notturna, per motivi lavorativi o per una scelta, di superare la fatica, quindi non ci fa sentire la fatica. Non ha un'azione euforizzante, come già ho detto parlando del Wistrol, che ci dà più interesse anche all'allenamento, anzi, come tutti i 19 NOR, ad esempio il Decadurabolin, può creare una modificazione nelle emozioni, in senso non di depressione, ma di una allontanamento dagli altri, una forma di sociopatia che si può anche magari evidenziare durante gli allenamenti in palestra se qualcuno va a toccare la panca che avevi predisposto, così ci dicono molti allenatori. La persona che assume trenbolone si evidenzia subito, però chiaramente dà un'aggressività che si può comunque, diciamo così, anche trasportare poi a livello di allenamento, ma più nei rapporti con le persone. Quindi attenzione a non abusare di questa molecola, ci rende più aggressivi, quindi anche con un'indole poi verso comportamenti antisociali. È a lungo andare neurotossica e quindi creare problematiche a livello della neuromodulazione e cardiotossica. Quindi stiamo attenti a questi tre aspetti. Quindi mai un abuso. Mai l'uso, devo dire come medico, e mai l'abuso di queste molecole. Ho detto che l'aromatizzazione è abbastanza ridotta, quindi non dobbiamo aspettarci conversione in estrogeni, quindi non dobbiamo neanche preoccuparci di un trattamento antiestrogenico. Nello stesso tempo, chiaramente, come tutti i farmaci,
simile al testosterone, chi più chi meno sopprime l'asse, per cui chiaramente una riabilitazione dell'asse ipotalamo, ipofisi, testicoli dovrà essere attuata. Come sempre do queste informazioni perché dobbiamo conoscere, sono consapevole che sul web ci sono colleghi italiani ma ancor più stranieri che dispensano informazioni più utili e dettagliate delle mie. I miei sono consigli molto pratici, la mia missione è anche di far sì che nessuno di noi utilizzi farmaci anabolizzanti per lo sport, sono farmaci creati inizialmente per gestire alcune patologie croniche nell'uomo, molti hanno solamente una finalità veterinaria, però come dirò sempre in ogni video, meglio sapere che non sapere. Dosaggi e quant'altro li trovate su internet, non è mia intenzione dare dei suggerimenti sulla posologia, compito è di dirvi cos'è la molecola, a quale famiglia appartiene, quali possono essere gli effetti benefici e quali possono o devono essere gli effetti collaterali. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti una buonissima giornata.